tanta gente si stupisce che mio nonno vada ancora a lavorare a 91 anni. Ogni mattina si alza, fa i suoi quotidiani esercizi di stretching e poi la colazione, mettendo nel caffè latte il pane del giorno prima. Poi si veste, si mette delle braghe con le tiracche, camicia col colletto, cravatta e la giacca in qualsiasi stagione. Porta sempre anche un orologio da taschino che aggancia in cintura. Poi prende le chiavi, apre la porta del suo appartamento e scende due piani di scale. Quando è in strada gira a sinistra fuori dalla porta del condominio ed entra nel suo studio che è nello stesso edificio. Trascorre la giornata in studio a parte quando risale in casa per mangiare e buttarsi a letto fino alle 3. Mi piacerebbe vederlo più spesso e conoscere tutte le sue idee dell'architettura, ma sfortunatamente vive in Italia, dall'altra parte del mondo rispetto a me. Lo vedo solo una volta all'anno durante l'estate quando vengo a trovarlo. Fino all'anno scorso andavo in montagna e stavo con tutti i miei parenti nella casa che ha progettato per le vacanze. A lui piaceva stare là con i suoi 9 nipoti. Là mio nonno disegnava sempre e faceva sculture. Mi ricordo un pomeriggio d'estate con dei colori particolarmente brillanti, dopo che alla mattina c'era stato un breve temporale. I raggi del sole uscivano dalle nuvole. Io ero probabilmente in quinta elementare. Mio nonno decise di dipingere quella sorprendente linea di luce con lo sfondo delle montagne che si vedono da là. Mentre tutte le mie cugine e i miei fratelli erano fuori a giocare a calcio, mi chiese di andare con lui. Salimmo verso il bosco dove mio nonno si è costruito una piccola casa da usare come studio estivo, chiamata da tutti la casetta. Nella casetta c'è un'ampia finestra che si affaccia su una piccola valle che anche in estate rimane molto verde. Proprio al centro della valle c'è una grossa stalla con molte mucche. Dalla casetta le mucche sembrano puntini. Una volta entrati e preparati gli acquerelli, le nuvole erano state soffiate via dal cielo e la linea dei monti si stagliava su un bel sole rosso sangue che tramontava. Per un paio d'ore disegnammo il paesaggio e dipingemmo, mentre mio nonno mi insegnava come usare gli acquerelli. Quando il sole tramontò, mio nonno non si scompose, non cercò di finire in fretta il dipinto. Anche se la mia cuginetta più piccola arrivò a chiamarci per cena, mio nonno rimase seduto dicendo che saremmo andati a mangiare solo dopo aver finito. Come mia cugina, anch'io rimasi perplesso. Avevo sempre pensato che bisognasse andare subito quando chiamano per la cena. Questa sfida di arrivare tardi quando c'è pronto è invece una caratteristica tipica di mio nonno. Perfino l'estate scorsa stava in studio fino alle 9 di sera e bisognava che mia mamma o mia zia gli telefonassero anche 2 o 3 volte per fargli smettere quello che stava facendo. Naturalmente per lui interrompere la realizzazione di un'idea per andare a mangiare è un controsenso. Credo che questo sia l'aspetto affascinante e insieme irritante del vivere con un artista. Se non lo conoscessi bene, penserei che a lui importi solo del suo lavoro. Questa libertà e originalità nelle sue opere si adattano perfettamente al suo nome. Mio nonno si chiama Libero. Sarebbe free in inglese. Ora, quando guardo il quadro che dipingemmo quel pomeriggio dell'estate di 6 anni fa, apprezzo l'amore che ho ricevuto da mio nonno. Lui lo sa esprimere sempre in forma d'arte. 9 nipoti noiosi che corrono attorno e gli distruggono la casa che ha progettato avrebbero infastidito qualsiasi altro uomo anziano. Mio nonno invece non fa che prendere il suo blocco di schizzi, una vecchia penna, e si mette a disegnarli mentre giocano. Questi schizzi hanno registrato la felicità e la gioia dei pomeriggi d'estate meglio di qualsiasi fotografia. Si può trovare mio nonno con un blocco di schizzi anche quando cammina per la città
e inizia a disegnare qualcosa che vede, anche se così magari spesso arriva in ritardo ad un appuntamento o se è in un marciapiede stretto con gli autobus che gli passano a 1 centimetro. Non è mai stanco di vedere la sua vecchia città Verona, che ha amato, restaurato e ricostruito con entusiasmo fin dal secondo dopoguerra. Uno dei ponti danneggiati durante il conflitto che mio nonno ricostruì è uno dei miei preferiti da attraversare, perché fa parte di un castello medievale con bastioni dalle parti. Quel ponte è anche uno dei preferiti di mio nonno da disegnare o schizzare, specialmente tardi nelle sere d'estate quando ci raccompagna a casa dopo cena. Mio nonno sarà sempre nel mio cuore, specialmente dopo i suoi recenti problemi di salute. L'anno scorso, per la prima volta, l'ho visto all'ospedale e ho sentito che non era più libero, ma spaventato da quella sosta forzata. Mi ha chiesto dei miei sogni per il futuro, così ho potuto sapere qualcosa di me che non potrà vedere. Ora sta meglio ed è tornato al lavoro. Quando non ho voglia di fare i compiti, penso a lui per la motivazione. 91 anni, perfettamente vestito, ancora che lavora nel suo studio tutto il giorno.